storia di Microdent. Oggi affronteremo il tema dell'odontoiatria low cost, fenomeno sempre più in aumento grazie appunto anche al grosso impatto mediatico che ci sta dietro. L'odontoiatria low cost ovviamente si riferisce sia a cliniche estere, soprattutto nei paesi dell'est come la Romania e l'Ungheria, o anche proprio nella vicinissima Croazia, in cui le prestazioni odontoiatriche, soprattutto quelle grosse, chiamiamole così, come ad esempio l'implantologia o la protesi, possono essere eseguite dai pazienti con prezzi decisamente molto calmierati. Ciò ovviamente grazie a una tassazione, soprattutto, primo fenomeno, decisamente diversa in questi paesi, che permette giustamente ai colleghi di applicare tariffe molto più basse. Un altro fenomeno è quello delle cliniche low cost, appunto in Italia, in cui è possibile risparmiare grazie a diverse appunto politiche di mercato di queste cliniche, che scelgono di utilizzare ad esempio materiali buoni ma comunque non di prima scelta, oppure di affidare le terapie a colleghi odontoiatri ovviamente laureati ma comunque alle prime esperienze. In un periodo di crisi come questo è giusto ovviamente, quando si affronta una spesa dentaria, guardare ovviamente la parte economica del preventivo, e sicuramente può essere allettante affidarsi a queste tipologie di cliniche. Le problematiche diciamo che sono fondamentalmente di vario tipo. La prima e più importante, spesso soprattutto nelle cliniche estere, che casi molto complessi vengono risolti in tempi diciamo troppo stretti, quindi soldi in una settimana è possibile riabilitare completamente la bocca. Cosa che può a volte andare bene, ma a volte anche non andare bene, perché comunque abbiamo dei tempi biologici da rispettare, soprattutto in casi di riabilitazione complessa. Inoltre è ovvio che, tornati in Italia, se c'è un problema o un'urgenza, una complicazione, è molto difficile poterla gestire, soprattutto con cliniche molto lontane. Secondo problema che mi riferiscono molti pazienti che sono andati in queste cliniche low cost, che tornano poi da noi, la problematica è comunque che hanno filosofie e approcci decisamente molto invasivi, in cui spesso e volentieri, ovviamente ci sono anche le mosche bianche, ovviamente anche in questo caso, spesso e volentieri si approcciano con metodiche decisamente molto invasive, in cui viene preferito spesso togliere i denti e sostituirli con impianti. Decisamente invece nell'altro senso è l'approccio ad esempio delle strutture come Microdent o quelle affiliate al Team Excellence Dental Network, in cui viene scelto un approccio decisamente non invasivo, in quanto riteniamo che i propri denti, anche se non proprio perfetti, possono essere salvati e funzionano comunque sempre meglio degli impianti. Soprattutto dobbiamo ricordare che inserire impianti osso integrati in una bocca con parodontite in sostituzione dei denti persi, sicuramente una soluzione, ma spesso non esente da rischi, in quanto i batteri, in quanto appunto sappiamo che è un'infezione, i batteri che colpiscono i denti possono colpire gli impianti e vanificare appunto il risultato. Quindi è ovvio, è giusto valutare sempre la parte economica del preventivo, del piano di cura odontoiatrico proposto dalla collega, ma altresì bisogna valutare bene anche l'impatto, quindi che cosa andiamo a fare, quindi l'impatto biologico, okay, quindi denti mantenuti, denti tolti, denti dentalizzati oppure meno. Quindi questo è un aspetto che è importante valutare quando si vanno a comparare appunto i preventivi di colleghi italiani oppure colleghi all'estero. Inoltre, per esempio, per quanto riguarda le piccole prestazioni che possono magari avere un ottimo vantaggio economico nell'immediato, ad esempio diciamo un'otturazione nella costruzione di un dente, fatti in una clinica low cost spesso sono obbligati a mantenere dei tempi molto stretti, che spesso non permettono di ottenere una prestazione di altissima qualità. Quindi magari si spende poco nell'immediato, ma poi è necessario spendere il doppio o addirittura qualcosa di più in alcuni casi, per poi riparare dopo pochissimo tempo, già qualche mese o uno o due anni, il lavoro fatto precedentemente. Per questo motivo consigliamo di valutare molto bene non solo l'aspetto economico, ma bensì anche tutto il corollario, in modo da affidare la vostra bocca a un professionista, essendo convinti della vostra scelta. Grazie.